Ci spostiamo adesso al Valturio per parlare di un progetto, Valturio Economia, ma non lo farò io, lo farà per noi la nostra Francesca Magnoni, responsabile del progetto Agrinet, nostra collaboratrice qui Radio Icaro, Icaro TV. Ciao Francesca. Ciao Stefano, grazie per la tua presentazione. Non sono sola a presentarti questa iniziativa, perché sono stata invitata a partecipare a questa bellissima iniziativa dell'Istituto Valturio dal titolo Valturio Economia, Energie in Circolo. Un'iniziativa che vuole unire il mondo della scuola al mondo del futuro lavoro. Okay. E quindi poi ti spiegherò in che veste, insomma, sarò lì. Tu sarai lì, esatto. Perfetto. Però do subito la parola, perché è in collegamento telefonico con noi, a Cristiana Balducci, insegnante appunto del Valturio e una delle organizzatrici di questa iniziativa Valturio Economia. Buongiorno Cristiana. Buongiorno Francesca, buongiorno. Allora, ciao Cristiana, buongiorno. Che cos'è Valturio Economia, Valturio Economia Energie in Circolo? Ok, allora Energie in Circolo è l'edizione 2023 di Valturio Economia, che è una manifestazione che interessa la nostra scuola ormai da diversi anni e che quest'anno finalmente, dopo le chiusure del Covid, ritorna ad essere in pieno splendore. Si tratta di una serie di eventi che iniziati ieri e che continueranno fino a sabato, che permettono ai nostri studenti di partecipare ad una serie di incontri in una modalità nuova rispetto alla tradizionale schema classe, poiché i ragazzi scelgono autonomamente quali incontri diciamo seguire grazie a un'applicazione che abbiamo fatto noi internamente, e quindi in un modello stile campus partecipano a relazioni che sono tenute da tantissimi esperti, compresa Francesca Magnoni per l'appunto, e che parlano ai nostri ragazzi del mondo di fuori, diciamo un tentativo di collegamento della scuola con tutto ciò che è esterno, quindi dall'associazionismo alle imprese, alla pubblica amministrazione, all'imprenditoria locale. Moltissime persone, abbiamo oltre 60 ospiti che vengono a raccontare ai nostri ragazzi un'idea di futuro, diciamo così. Quindi diciamo un'iniziativa diversa, un modo diverso di fare scuola, e che però per noi è molto importante, perché permette agli studenti di conoscere personalmente, attraverso una modalità più diretta, esperienze che appunto sono fuori dal mondo della scuola. Ecco, tra l'altro Cristiana, è molto simpatica l'organizzazione di questa manifestazione, perché poi ci sono anche dei ragazzi che indossano delle maglie particolari che fanno un po' da tutor, accompagnatori. Esatto. Come funziona questa cosa? Abbiamo selezionato un gruppo di ragazzi che sono a tutti gli effetti nostri collaboratori, nostri dei docenti che hanno organizzato, ma come immaginerete tutto l'istituto è coinvolto in questa settimana molto particolare. I ragazzi con le magliette rosse, diciamo così, sono quelli che ci aiutano a nella logistica, nell'accompagnare i nostri ospiti, nel smistare i ragazzi, perché parliamo sempre di numeri, no? Di 400 persone da spostare nelle diverse aule, che i ragazzi abbandonano la loro aula d'origine per entrare invece in uno spazio che è quello dell'incontro che hanno scelto, e quindi il contributo dei ragazzi è fondamentale proprio per questa organizzazione, che altrimenti risulterebbe troppo complessa e di difficile gestione. Cristiana, hai parlato all'inizio di questo, tra l'altro, bellissimo tentativo di far conoscere il mondo della scuola, il mondo del lavoro, mondi che dovrebbero essere, diciamo, vicini, comunicanti, ma che spesso sono più distanti di quanto dovrebbero. Come sta andando questa esperienza in generale, guardandola anche negli anni, attraverso gli anni scorsi? Diciamo, per noi sempre è un'esperienza molto importante, da sempre diciamo la vogliamo preservare, è di complessa organizzazione come potete immaginare, però funziona molto bene sia per i ragazzi, perché appunto hanno la possibilità di incontrare al di là del lavoro proprio un'idea, no, di quello che possono pensare di essere una volta terminati gli studi, e però è molto interessante anche per le persone che ci vengono a trovare, che rimangono sempre piuttosto diciamo affascinate, perché quasi a tutti piace poi tornare sui banchi di scuola con una veste differente, e quindi c'è questo bello scambio proprio di energie, cito in questo senso il titolo che ci siamo dati, proprio perché si riesce a instaurare un dialogo che altrimenti è di difficile possibilità, diciamo così. E quindi per il momento funziona molto bene. Ieri siamo partiti molto, molto contenti, abbiamo avuto ospiti e ha inaugurato le giornate la vice sindaca
Chiara Bellini, e da lei poi siamo partiti, abbiamo già avuto tanti ospiti e continueremo appunto fino a sabato, quindi diciamo che funziona come incontro, ecco. Cristiana, io allora domani sarò presente e quindi non ho idea di quanti saranno i ragazzi che vorranno seguire la mia presentazione, diciamo, perché non è appunto dentro un'aula, ma io raccoglierò un gruppo di ragazzi interessati al tema che tratterò domani, giusto? Esattamente, diciamo che mediamente abbiamo gli incontri possono variare tra i 25 e i 40 ragazzi in base anche alle disponibilità logistiche della scuola, perché le aule normalmente sono tarate per avere 25-30 persone, poi abbiamo qualche aula più ampia, però più o meno le persone che incontrerete sono queste. Nel tuo caso mi pare sì, si aggireranno intorno ai 25-30 ragazzi. Ma Francesca Magnoni, ma la tua lectio magistralis di domani, ma su cosa sarà? Allora, sicuramente partirò, siccome mi rivolgo a studenti di quella che una volta si chiamava ragioneria, vorrò sicuramente presentare che cosa vuol dire candidarsi a un progetto europeo e quindi, per esempio, preparare un budget, che è la cosa più complicata dei progetti europei, perché andrò a presentare il nostro AgriNet for Education, il nostro programma televisivo, radiofonico e web dedicato al tema della sostenibilità, in particolare la politica agricola comunitaria. Però vorrò raccontare come si costruisce un progetto europeo e quindi quali sono anche gli aspetti che vanno curati, appunto, dal budget. Poi il progetto europeo molto spesso si deve scrivere in inglese, quali sono un po' anche le strategie per presentare il progetto, e poi dopo invece tutta la realizzazione, perché il nostro progetto europeo è stato già approvato da diversi anni e quindi racconterò la nostra esperienza di AgriNet, quindi tutto anche l'aspetto del viaggio, della troupe, come si costruisce una puntata televisiva, ma da 2 anni anche come si costruisce un podcast radiofonico. Quindi insomma gli aspetti che potrò raccontare sono tanti, per cui andrò anche un po' a braccia, in base un po', credo, Cristiana, all'interesse dei ragazzi, esatto, sui vari temi che potrò affrontare, insomma. Quindi sostanzialmente ci stai dicendo che non hai preparato nulla. questo è il succo. Mi stai facendo fare una figuraccia. Per fortuna allora, la Cristiana è anche un'amica, quindi avrà pietà di me, insomma. Cristiana, ci aspettiamo. Cristiana, un'ultima domanda. Siccome Francesca ha accennato all'Europa, alla circolarità, alla sostenibilità, che sono temi oggi di attualità, la scuola li recepisce, soprattutto guardando anche un mondo del lavoro che sta cambiando piuttosto velocemente attorno a questi temi? Sì, noi il tentativo è sempre, diciamo, molto focalizzato su questi temi, soprattutto quelli che hai appena citato, e tanto che anche noi come scuola partecipiamo a molti progetti Erasmus, abbiamo tanti ragazzi che partono, che fanno esperienze attraverso i finanziamenti europei, e quindi diciamo che la scuola si è messa in movimento, anche se sembra sempre un po' un monolite chiuso in una enorme dimensione, non sempre pronta a cogliere gli stimoli dall'esterno. A me pare che in questi ultimi anni invece questo tentativo sia ben avviato e in molte esperienze funziona anche positivamente, quindi io sono ottimista da questo punto di vista. Cristiana, grazie mille per essere stata qui con noi e in bocca al lupo, insomma, per questa nuova edizione di Valturi Economia. Grazie a voi. Grazie, noi ci vediamo domani. A domani, vi aspettiamo, arrivederci. Ciao e buona giornata. Grazie anche alla nostra Francesca Magnoni. Ma grazie a te, Stefano, spero tu sia stato soddisfatto. Assolutamente, puoi tornare qui tutte le volte che vuoi. Bene. Anche tutte le puntate.